Cari amici, bentornati al canale. Stasera vorrei la richiesta di alcuni amici, in particolare di Giuseppe, parlarvi di un marchio bolognese poco noto, anche spesso poco noto ai collezionisti, ma che è un marchio che non è inferiore in qualità a quello che era l'Omas bolognese sempre di quegli anni. Vi sto parlando degli anni del secondo dopoguerra, quindi dal 46 al 56. Comunque, queste perne derivano da una prima fabbrica denominata Stiassi e Tantini di Bologna, nata nel 1940. E diventata poi Fisa, fabbrica italiana stilografiche affini, nel 1946, che a sua volta si declinò in Tantini Bologna, che è il marchio di queste tre penne. Tantini Bologna, abbreviata in Tabo, quindi è un marchio noto come Tabo. Sono tutte penne del dopoguerra, del secondo dopoguerra, quindi dal 46 al 56, che 55-56, che è quando venne terminata l'ultima produzione di Tabo, e stiamo parlando di tre modelli distinti. Sono misure, ahimè, quello che ho trovato, sono misure piccole, però vi posso assicurare che calzate con cappuccio scrivono benissimo anche per chi ha delle mani un po' più grandi. Però per darvi un po' riferimento, tra una Elmo 01 Montegrappa, diciamo che quella che più vedete la dimensione sono sicuramente più piccole, però sono ancora prodotte in celluloide nera, e questo lo si sente al tatto, nonostante alcuni di esse abbiano l'usura degli anni e non sempre siano state ben trattate da chi le ha possedute in passato. Però iniziamo dalla Tabo Micro o Tabo CO, perché il codice CO stava per tutte le penne che avevano il cappuccio dorato. Oltre ad avere cappuccio dorato, anche cappuccio mille righe, e alla scritta tabo, scusate, vediamo, scritta tabo nella testina del cappuccio. Sono tutte, come vi ho detto, prodotte nell'arco di quei 10 anni, tra il 46 e il 55-56, perché sono tutte a caricamento a statufo. Tutte le tabo precedenti al 45 erano caricamento a pulsante, piuttosto che caricamento a pulsante, sì. Queste sono a caricamento, nonostante anche le dimensioni. Caricamento a pulsante che funziona abbastanza bene. Quindi questa quindi è la più anziana, che era Tabo Micro, Tabo CO, quindi con cappuccio, penino coperto. I penini sono in oro 14 carati o smiridio 585, quindi questa è una caratteristica che rende questi penini, penso,
parlandone con Fabrizio, che ne sa più di me, mi disse che normalmente, non solo, stando anche, erano tutti vicini di casa, diciamo così, erano tutti penini forniti da Columbus, e quindi, e su questo nulla da dire, perché sono dei penini favolosi che scivolano sulla carta in maniera veramente eccezionale. Al tatto, nonostante questa è la penna un po' più danneggiata con dei grafi, però anche la più piccolina, conduttori tutti in ebanite, tutti i conduttori sono in ebanite, e una fluidità. Vi consiglio di usare l'Aurora Black, perché sono un inchiostro che garantisce una certa fluidità e lubrificazione, però anche altri. Adesso ho testato, quindi a Tabo 5 dovrebbe essere che ho testato con l'Aurora Black. Ho provato adesso, ho usato col Jacker Bar Shogun, un Jacker Bar Shogun, un inchiostro recentissimo della collezione più nobile di Jacker Bar, con le paillettes, un bel nero con le paillettes in oro e in argento, che dovrebbe darvi un po' l'effetto di notte stellare, cielo stellato. Quindi vediamo come risponde, vediamo come rispondono queste due. La seconda, ecco, passiamo alla seconda. La seconda è la Vertex. La Vertex, che anche lei ha, diversamente dalla micro, che ha apertura a pressione, invece la Vertex è a vite. La vite, anche lei stessa cellulare, il caricamento a stantuffo e con un pennino coperto, leggermente più a vista, quindi è successiva alla micro. Poi vediamo di aprirle tutte, la Tabo 5. La Tabo 5, che è uno dei, quella meglio conservata, anche la più recente, forse già del 48, 48, 50, 52, una bellissima celluloide, pensata celluloide nera, Tabo 5, sempre apertura a vite, una diversa, sì, invece un po' alla Minerva o all'Omas dell'epoca. Con questo tipo di a freccia, anche Parker, guardate, la clip con la freccia, e ha il pennino scoperto, un bel pennino, 3 o 4 di dimensione, direi forse anche 5, 5 di dimensione, ed è un pennino davvero eccezionale, con una conduzione eccezionale anche lei. Quindi diciamo che sono tutti pennini armonici, che vanno bene per la calligrafia, vanno bene, io le uso tutti i giorni per prendere gli appunti in ufficio, ovviamente stando un po' attento alla Tabo 5. Riesco a fare una scrittura un po' più veloce, con le altre sto un po' più attento, perché sono tutte vecchie signore. E quindi, ecco,
Iniziamo. Tabo Mico Lucio. Tassani, Bologna, 14 carati, coperto, Osmeridio, 585. Adesso è davvero fantastica, sono davvero guardate. Appena che ti passa dall'extra fine fino al medio. Anche scrivendo veloce, come avete visto. Andiamo avanti con la Vertex. L'hanno inchiostrata da poco, quindi perdonatemi, poi l'ho tenuta aperta per che si riprende. Tenete presente che l'avevo già cappuccio completamente aperto, quindi poi devo prendere spesso la mano, cioè l'angolatura, la posizione del pennino è diversa dalle altre. Questa la uso di meno, però adesso vedete, ho preso la mano e quando prendi la mano lei ti risponde sì, ci sono solo per te. Poi sinceramente forse non è l'inchiostro più adeguato, questo inchiostro forse non gli piace molto, perché però è un tentativo che ho fatto per cambiare un attimo, altrimenti devo tornare sull'Aurora. Adesso al masterpiece, diciamo che è appena anche più grande dimensioni, non ha bisogno neanche di essere calzata, ed ha il pennino scoperto di dimensioni un po' più abbondanti. È una penna Tabo 5 che non ha bisogno di
presentazioni. E batte sicuramente le proprie rivali dell'epoca in primis. Lomas, Minerva e forse Aurora. È molto molto generosa, è un fiume come vedete. Ripeto, dovrei andare di Aurora Black anche sulle altre, quindi vi dico che si comportano. Però qui siamo guardate, questa è una penna eccezionale. Tu l'appoggi ultra, come tutte le altre, d'altronde anche le altre due. Tu appena l'appoggi sei sull'ultra extra fine, laghetto, e lei ti porta in alto, ti fa sognare, ti fa davvero sognare. È un pennello. Una continuità di scrittura, la puoi prendere in diversi modi, che lei non ti dice di no con questo pennino. Quindi diciamo che è la più performante, perché ha migliorato. È l'ultima, la Tabo 5 è sicuramente la penna più performante di questo marchio, che ahimè fallì e ci lasciò privi di altri nuovi modelli. Quindi ripeto, stiamo parlando della Tabo 5, senza. Sto cercando di non premere, di stare sul extra fine, davvero, e c'è eccezionale. Come si dà, come si concede questa penna, questo pennino? È un pennino davvero favoloso, uno dei migliori pennini che ho, uno dei migliori pennini che ho. Marchiato Tabo con il 5 in romano, Osmi Iridio. Quindi io non ho parole, direi che volevo farvi vedere questo. Quindi sono penne a cui ci tengo molto, sì, sensibili. Ho usato forse un po' troppo con questo Jacques Herbin, dovrei tornare su inchiostri più conservativi, come l'Aurora Black, che va molto bene, che loro accettano molto bene. Sono delle vecchie signore, quindi dobbiamo rispettarle. E non vi dico adesso perché vi dovevo presentare, ho dovuto inclinare il quaderno, quindi non ho scritto come mi piace, ho scritto anche in maniera poco esteticamente poco interessante, però ho voluto posizionare la videocamera in maniera centrale e non laterale, e quindi mi spiace un attimo per la scrittura, però avete visto il comportamento di penne che hanno almeno 70 anni, almeno 70 anni. Quindi
vi consiglio, se trovate ancora forse una tab o 5 in giro, qualche tab, è molto difficile trovarle, se le trovate le trovate qua, qui in Italia, però vi assicuro che è una pena da avere, una pena da avere che non sfigura assolutamente, non solo vi dà esperienza di scrittura superiore o non sostituibile da nessuna penna da 500, 800, 1000 euro di queste nuove che fanno. Non solo, ho la certezza di scrivere con un marchio che è rimasto nella storia, che rimane nella storia e che non c'è più, quindi un segno di distinzione, di stile, di prestigio che un marchio attualmente esistente non vi può dare. Accetto domande, ditemi cosa volete chiedermi e io vi saluto. Siamo già a 20, abbiamo superato i 20 minuti, non vi voglio annoiare e vi voglio solo dire che queste sono nella mia collezione, cui ci tengo davvero, davvero tanto. E ho fatto fatica a trovarle e veramente ci portano a grandi anni stilografici, all'era stilografica ancora, dove praticamente si aveva scoperto tutto, sono tutte brevettate, i loro numeri sono noti. Registrazioni, brevetti registrati all'epoca che hanno fatto storia, quindi i nuovi non hanno inventato nulla. Io vedo, non voglio fare nomi, ma faccio un po' di critica a certi nuovi marchi che non hanno inventato nulla. Non hanno inventato nulla. Io non sono disposto a dare spesso i soldi che questi marchi chiedono per cose che non hanno mai brevettato, non hanno mai inventato e per i quali non sono neanche in grado di fare penini. Preferisco investire spesso in penne vissute, in penne che hanno una loro storia, che provengono da periodi.